Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovissimo video. Sono Mattia di Inglese Vincente e mi occupo di divulgare quella che è la strategia completa per riuscire a capire e parlare la lingua inglese. In questo bellissimo video, un attimino diverso dal solito, vi darò qualche trucchetto e qualche consiglio per migliorare drasticamente, e ho detto drasticamente, la vostra comprensione in inglese, ok? Allora, innanzitutto mi trovo in questo posto che è una specie di deserto isolato. Ci sono praticamente solamente i cactus, non ci sono neanche gli animali, l'unico essere vivente sono io, e magari mi perdo e cioè, immaginatevi se mi spacco una gamba, resto qui per qualche giorno che nessuno mi troverà, ma comunque lì c'è l'oceano, ok? E dietro questa montagna in realtà c'è il, chiamiamolo, resort nel quale vivo, ok? Quindi dopo questa piccola introduzione iniziale, cosa faccio io? Quindi molte persone mi chiedono: Mattia, ma tu che sei un esperto, che tu, tanto qui ci sono le mosche, sono un esperto circondato da mosche, che tu insegni alle persone come migliorare il proprio inglese, la strategia, i metodi eccetera eccetera, tu cosa fai nella pratica? Cioè tu come migliori, come continui a migliorare il mio inglese? Perché ragazzi, qui bisogna dire una verità, anche io al mio livello, comunque io sono fluente in inglese, fluente in spagnolo, parlo comunque l'italiano perché sono madrelingua, continuo costantemente ogni giorno a migliorare e ad allenare il mio inglese. Cioè quello che io insegno di fare in realtà lo faccio io in prima persona, è per quello che so che funziona, perché se ce l'ho fatta io ce la potete fare anche voi, e soprattutto anche i nostri studenti stanno ottenendo risultati importanti. Proprio ieri, mamma mia quante mosche, incredibile, proprio ieri ho ricevuto un messaggio di WhatsApp di una persona contentissima di aver acquistato i nostri percorsi, che già dopo 2 settimane ha già migliorato notevolmente la propria comprensione, che non so, magari si vede meglio di qua, ma facciamo questo giro. E quindi appunto questo è un po' il punto della situazione. Quindi cosa faccio io? Innanzitutto io mi sono comprato un paio di cuffie belle, ok, queste sono probabilmente le cuffie migliori, hanno un suono pulito, si sente molto bene, cuffie grosse di queste dimensioni, me le metto all'orecchio. Quindi per esempio questa mattina, adesso mi sono svegliato prima di fare colazione, vengo qui, faccio una passeggiata, ok, e ascolto podcast in inglese. In realtà devo essere sincero, prima stavo ascoltando un po' di musica, però anche qui stavo ascoltando la musica. Ieri sera mi sono imparato il testo della canzone che adesso stavo ascoltando, e quando ascolto i suoni, quando ascolto le parole del testo della canzone, mi vengono in mente le parole che ho ascoltato ieri sera, proprio un'immagine visiva che ho nella mente. Quindi questo è un esercizio che potete fare con le canzoni, per esempio, quindi imparate i testi delle canzoni a memoria. Così quando ascoltate la canzone poi vi vengono in mente le parole, comunque riuscite a capire il suono, a capire qualche parola, a capire quello che state ascoltando, ok? Dopodiché, quindi questa è una cosa, ma in realtà nella maggior parte del tempo io ascolto podcast, ascolto interviste, ascolto video, mi scarico i video da YouTube in inglese madrelingua, e continuo ad allenare il mio orecchio ai suoni della lingua inglese. E qui c'è la prima obiezione, c'è il primo dubbio che le persone hanno, ovvero: Mattia, ma io non capisco l'inglese, cosa mi stai dicendo? Come faccio ad ascoltare una cosa se non riesco a capirla? E qui c'è appunto quello che io chiamo il paradosso dell'apprendimento, che deriva in realtà dall'ignoranza che le persone hanno e non sanno come si imparano le cose, ok? Quindi per esempio, tu è ovvio che non capisci l'inglese semplicemente perché tu non ascolti abbastanza risorse in lingua inglese. Se tu ogni giorno fai quello che ti dico io, ti posso assicurare che nel giro di qualche settimana incominci a capire quello che stai ascoltando. E all'inizio ovviamente anche io avevo difficoltà, cioè io non è che sono nato sapendo parlare 3 lingue. Ovviamente non è così, nessuno è nato sapendo parlare 3 lingue. Anzi, nessuno è nato sapendo parlare in realtà. Si acquisisce appunto la lingua attraverso l'ambiente nel quale appunto si vive, ma comunque appunto all'inizio voi dovete per esempio focalizzarvi sul capire, sul comprendere, sull'assorbire le parole che si ripetono frequentemente. E come si fa a fare questa cosa? Semplicemente, per esempio, questo piccolo trucchetto: scegliere podcast, interviste, risorse, video, audio in inglese
riguardanti un singolo argomento. Perché? Perché se voi continuate ad ascoltare video, anche diversi, video diversi di uno stesso argomento, i vocaboli, le espressioni, le cose che andrete a sentire sicuramente saranno le stesse. Quindi se per esempio a voi piace, non so, facciamo degli esempi un po' più generici, se a voi piace argomenti riguardanti la finanza, guardate quante mosche, incredibili, ma io rimanevo che, ma perché mi è venuta in mente di fare questo video adesso che ero qui rilassato per i fatti miei, ok? Quindi a voi piace, non so, la finanza, ok, ascoltate da oggi interviste riguardanti la finanza, video riguardanti la finanza, la borsa, l'economia, eccetera eccetera. Capirete fin da subito che i vocaboli che continuate a risentire sono sempre gli stessi, e quindi attraverso la ripetizione, attraverso l'ascolto anche passivo, attraverso tutte queste cose che io insegno, capirete i primi vocaboli. Poi una volta che capirete sempre gli stessi vocaboli, poi passerete alle frasi complete, poi alle espressioni, poi è diciamo un build up, quindi in inglese si dice build up, cioè è una cosa che si costruisce con il tempo, no? Come una casa, mattone per mattone. Prima imparate i vocaboli, poi le espressioni, poi le frasi, poi le espressioni, poi appunto capirete, quando capirete il 70-80% di quello che state ascoltando, ecco che avete già raggiunto un buon livello. E qui anche io, ragazzi, continuo ad esercitarmi. Continua, cioè non è che voi arriverete a un punto dove imparerete l'inglese, siete tanto bravi e poi basta e poi mollate. No, non funziona così. Dovete continuare. Questo lo vedete per esempio le persone che magari hanno fatto un'esperienza all'estero dell'inglese. Sì, magari un po' di inglese continuano ad avere un livello di inglese buono, accettabile, ma comunque continuano a esercitare appunto una lingua. Allora, fatemi vedere, ma qui dietro c'è nuvolo, sembra che sta arrivando la tempesta. In realtà dove vivo io qui a Tenerife piove 8 giorni all'anno piove. Quindi spero che non sia oggi il giorno sfigato che sono qui in mezzo. Però di lì c'è l'oceano con un cielo bellissimo, quindi vabbè. Quindi questo è, allora, quindi se voi volete ascoltare, ok, devo imparare a fare questi video così un po' senza il selfie stick, solamente tenendo il cellulare con la mano. Quindi se voi volete ascoltare, volete cominciare a esercitarvi a esercitare l'ascolto, scegliete un argomento e guardate diversi video, diverse risorse, diverse interviste, diversi podcast, tutte queste risorse di uno specifico argomento. Perché? Perché i vocaboli che andate ad ascoltare saranno sempre gli stessi, quindi questo è importante. Un altro trucco che vi posso dare è di scegliere, anzi no, questa cosa la dico nel corso completo, che trovate appunto il link in descrizione per accedere, e non la voglio rivelare così gratuitamente perché è una cosa, è un dettaglio che farà tutta la differenza, quindi questa cosa non la voglio rivelare così gratuitamente. Quello che vi posso dire però è di scegliere risorse in madrelingua con un inglese britannico, perché è più semplice da comprendere ed è quello che si usa più frequentemente, per esempio in Europa, per esempio se voi serve l'inglese al lavoro, quello che si utilizza di più, quello più semplice da capire, quello con vocaboli più simili all'italiano, potremmo dire anche più che altro le espressioni più simili all'italiano, questo sì, quindi appunto un inglese britannico. Potete utilizzare YouTube per trovare tantissime risorse in lingua inglese, potete comunque cercarle su internet, quindi questi erano i miei consigli, i miei trucchetti per migliorare drasticamente la tua comprensione inglese. Fate riferimento sempre alla descrizione di questo video perché trovate contenuti interessantissimi. Intanto io vi saluto insieme a questo bellissimo cactus. In realtà guardate che sfondo, guardate che panorama assurdo, che paesaggi incredibili. Bye bye.